Questo è il nastro, sono nastri sigillanti poliuretanici che in questo caso dove noi abbiamo la battuta vengono messi nel lato esterno e a seconda della larghezza del giunto sì. e della profondità che si vuole riempire esistono i vari tipi di nastro. Questo ad esempio è un 20/8 che quindi per avere l'espansione corretta espande da 8 a 12, 12 mm massimo, per il modo che la compressione sia tale per evitare il passaggio dell'acqua dall'esterno verso l'interno e avere tutti i suoi valori garantiti. Quindi adesso noi lo mettiamo un nastro qua, non ovviamente in questo caso li mettiamo così separati mai uniti assieme nel caso in cui non si voglia far passare attorno all'eventuale serramento, perché l'angolo altrimenti qua non espande in maniera corretta, certo. Quindi sempre degli spezzoni ed eventualmente per ogni tot, ogni metro circa dobbiamo mettere un centimetro in più di nastro. Da precisare che aumenterà lo spessore e la larghezza. Ovviamente deve essere applicato prima ovviamente che espanda.